Ciao a tutte ragazze! Allora, oggi sono qui per fare un video tag un po' chiacchiericcio e che sta girando da un po' di tempo ed è esattamente il tag Color of the Rainbow, e cioè andare ad elencare un prodotto preferito in base ad alcuni colori dell'arcobaleno, e in più sono state inserite due categorie che fanno parte del rosa fucsia e il multicolor. Di tutti i prodotti che io vi elencherò, vi farò vedere un colore, però vi vado a dire anche che completamente questa linea mi piace, quindi io magari vi mostro quella di un colore, ma se fosse di un'altra mi piace comunque. Lascerò qui sotto nell'info box l'elenco dei colori, poiché mi piacerebbe sapere magari anche il vostro prodotto preferito in base al colore, o sempre in un commento qui sotto, oppure se vi fa piacere ancora meglio con un video risposta. Il primo colore è il rosso. Io per il rosso ho scelto questa tinta labbra della Kiko della linea Long Lasting Color Lip Maker, la quale era stata fatta in un'edizione limitata della Kiko, ma fortunatamente mi sembra adesso sia una linea definitiva. Sono davvero ottime queste tinte per labbra, ne basta un'applicazione, colora tantissimo, è molto pigmentata, se si fanno più passate diventa ancora più intenso il colore e dura davvero davvero tanto. E rimane fisso sulle nostre labbra. Il secondo colore è ovviamente l'arancio, e io come arancio ho scelto questo blush della Essence, il numero 30 Secret It Girl, che non è proprio un arancione, ma è comunque un blush aranciato. È molto naturale, quindi io mi trovo benissimo con questi blush. Adesso passiamo al giallo. Al giallo ero un po' indecisa se scegliere un classico ombretto, ma alla fine ho deciso di andare a mostrarvi questo illuminante della Laila, il Brilliant Powder Fard, e come potete vedere ha dei riflessi sul giallo. Io lo trovo uno degli illuminanti più belli, di tonalità più bella. Preferisco questo qui perché va davvero ad illuminare piuttosto che magari uno sul rosa. Ha un'ottima copresa, è davvero davvero molto molto scrivente, e quindi questo è il mio prodotto per quanto riguarda il giallo. Quarto colore è il verde. Non potevo non scegliere questo top coat della Kiko. Ovviamente il mascara all'interno è nero, ma il packaging, la confezione è verde ed è quello allungante. Contiene appunto dei pezzettini di fibra all'interno che vanno ad allungare le nostre ciglia, e io lo stradoro, non riesco più a farne a meno. Ne ho già comprato qualcun altro nel periodo in cui la Kiko mette i mascara a 3,90 euro, quindi ce l'ho bello posato di riserva. Il false lash nella tonalità verde. Il prossimo colore è il blu ed è un ombretto della Kiko. Ve lo devo far vedere all'interno della palette, ma come ho detto all'inizio, appunto, se io vi faccio vedere un ombretto mi piace tutta la linea, ma in particolar modo come blu io adoro questo ombretto della Kiko. Questo qui è un bellissimo blu, molto molto pigmentato, se utilizzato bagnato è mille volte più bello. Dopodiché l'altro colore è indaco. Non sapevo bene di preciso cosa utilizzare, spero di non sbagliare nell'aver scelto questo prodotto. Ed è il Long Lasting L'ombretto in Stick, sempre di Kiko, nella tonalità numero 11, che è davvero qualcosa di meraviglioso. E in più io adoro estremamente questi ombretti. Sono facili da stendere, hanno lunghissima durata, sono molto pratici e adatti soprattutto nel periodo estivo e devo dire anche resistenti all'acqua. Il prossimo colore è il viola e io come viola ho scelto questo ombretto della linea dell'Astra, della linea Sol Color. Questo è nella tonalità 06, ma adoro tutta tutta la linea, e in particolar modo questo magnifico viola che lascia dei riflessi stupendi. Anche questo è molto pratico, dura, se utilizzato nella giusta quantità non va a finire nella piega dell'occhio, e io adesso addosso quello rosa. Quindi come viola questo qui. E adesso passiamo alle ultime due categorie che sono quelle aggiunte, e sono il rosa fucsia, ma io ho scelto un gloss sul rosa, anche questo qui è della Kiko ed è della linea Extra Volume. In particolar modo adoro questo rosa ed è il numero 18 perché è davvero molto molto naturale,
adatto per qualsiasi tipo di look, di trucco, di sera, di giorno, pratico. Infatti è quello che io ho quasi sempre con me in borsa. Lo stra-adoro davvero e ve lo straconsiglio perché è davvero ottimo. Ma che sta succedendo? Sta crollando tutto. Infine la Multicolor, non potevo non scegliere una palette. E quella che ho scelto in particolar modo è questa qui, la Divine della Sleek, nella la Limited Edition Aqua Collection. Ma io ne ho un'altra e davvero... Mi trovo davvero benissimo con queste palette della Sleek, sono, oltre ad essere davvero molto economiche, sono molto scriventi. E questa in particolar modo è davvero fantastica. Anche questa è davvero magnifica per quanto riguarda il periodo estivo, in questi splendidi colori che mi avete già visto utilizzare in un make-up tutorial. E questo è tutto, questi sono tutti i colori. Io ripeto, li lascerò scritti nell'info box. Ritenetevi tutti quanti taggati, ma io in particolar modo voglio taggare The Miss Betta 87, alla quale mando un grandissimo bacio. E inoltre taggo 2000 Zaida. Vi lascio il link del loro canale qui sotto nell'info box. Io mando come sempre un grandissimo bacio a tutti voi e se vi va ci vediamo al prossimo video.